da questo studio che Lime ha commissionato a Decisio. Sono usciti fuori tantissimi spunti, però io a questo convegno come ci sono arrivato? Io sono arrivato in bicicletta. Vi confesso che da automobilista romano convinto, e pur essendo un ciclista terrorizzato dall'idea di andare in bicicletta a Roma, mi sono trovato su una bici a pedalata assistita, necessaria peraltro a Roma, e ho fatto una cosa, non sono più sceso, e poi ho cominciato un po' ad analizzare quelli che sono i vantaggi, vantaggi che sono di natura economica, che sono di natura anche psicologica, il fatto che tu arrivi puntuale, arrivi bene. Roma, come dico da tempo, ha tutte le caratteristiche per diventare una smart city, ma una smart city vera, una smart city che possa a sua volta lei guidare certi tipi di transizioni. Invece non si sa perché, ma Roma fatica a tenere il passo delle grandi metropoli, non parlo di Copenaghen, non di Amsterdam, ma parlo di New York, Madrid, Londra e Parigi soprattutto. Fatica non si sa bene perché, forse perché è troppo autocentrica, perché c'è il terrore delle amministrazioni di modificare uno status quo che ci portiamo dietro da sempre. Però qualcuno, pensate, e parlando di Roma che tornerebbe ad avere Piazza del Popolo, Piazza di Spagna o la stessa Via del Corso con le auto? Non credo proprio.